Buongiorno a tutti, continuiamo con la serie di video tutorial dedicati appunto alla gestione delle pratiche di successione. Abbiamo completato la nostra pratica di successione. Questo qui è un riepilogo dei dati importati relativi ai dati del decurso, dichiarante e inoltre tutto quello che era presente dell'asse ereditario, compreso anche quello che sono gli allegati. Nel frontespizio, in questo caso, abbiamo appunto introdotto quello che è una richiesta della copia conforme e ovviamente abbiamo spuntato la voce dichiaro di non volere dar corso alle conseguenti colture catastali. Questo perché? Perché ci dà la possibilità adesso di poter gestire quello che è la voltura. Ricordiamo che se io non spunto questa voce, ovviamente il sistema telematico dell'agenzia, quindi Eredito, calcolerà in automatico anche la copia relativa al calcolo di autoliquidazione relativo appunto anche all'invio della voltura. In questo caso, spuntando quella voce presente nel frontespizio, in questo particolar modo questa voce qui, questa dicitura qui, mi toglie quello che sono gli importi da versare per la voltura. Però in questo caso dovremmo essere poi noi a presentare la voltura. Attualmente, con l'ultimo provvedimento, è stato introdotto ed è stata avviata anche quella che è la gestione della voltura 2.0. E difatti, se andiamo nel menu Home Esporta Voltura 2.0, io posso predisporre quello che è la mia voltura già per il nuovo sistema telematico delle volture. Innanzitutto bisogna andare però qui in basso a sinistra, compilazione voltura, e fare genera voltura. Questo mi permetterà di generare quello che è la struttura di base della mia voltura. E in questo modo, una volta che io ho definito questa che è la struttura, mi basta semplicemente generarla, io posso procedere alla computazione dei dati per la voltura telematica. Quindi andiamo sul menu Home, Esporta Voltura 2.0. In questo modo possiamo quindi andare a predisporre quelli che sono i dati di registrazione. Ovviamente, dopo aver presentato la mia pratica di successione, io posso procedere a inserire quelli che sono i dati di registrazione. In questo caso, io adesso vado a inserire l'ufficio di registrazione di Perugia, vado a inserire quella che è la data di presentazione. In questo caso, andiamo a inserire la nostra presentazione. Ok, numero di protocollo, mettiamo 25, 2, e volume, quella relativa alla registrazione della nostra pratica. Ovviamente questi dati sono presenti sulla stampa del modello della pratica di successione. Qui andiamo avanti, quindi andiamo a inserire il dichiarante. Quindi in questo caso lui prenderà i dati già del dichiarante della pratica di successione. Dovremo andare a scegliere solo che tipo di carta di identità o documento certifichi praticamente il dichiarante. Quindi carta di identità, il numero della carta di identità. Quindi andiamo a inserire i dati della carta di identità. Ovviamente rispettiamo quelli che sono i caratteri maiuscoli. La data del rilascio, quindi mettiamo 20, la data è 02 2016, Ok, andiamo a inserire quello che è il richiedente. In questo caso il richiedente può essere un notaio, un altro pubblico ufficiale, un'autorità emittente, un altro soggetto. Posso richiamare anche il dichiarante direttamente. In questo caso vado a inserire direttamente il dichiarante, oppure se è l'intermediario vado a inserire i dati dell'intermediario. Tipo di soggetto mettiamo altro soggetto. Titolo del documento, gli stessi dati del documento. Adesso me li vado a prendere da qui, così in questo modo compiliamo correttamente quelli che sono i nostri dati. Quindi andiamo a inserire i dati del rilascio del documento. Ok, e a questo punto possiamo fare esporta.
Mi chiederà quindi la cartella dove voler esportare praticamente la mia voltura. Io creo una cartella volture, ok. Andiamo a inserire il nome della cartella, ok. E adesso ci ha esportato le volture suddivise praticamente per riferimento della provincia di Roma e Perugia. Ovviamente in questo caso dovevo andare a riesportare, ok, tutto quello che è il riferimento. Andiamo qui in voltura e avremo il nostro formato file XML. A questo punto andiamo ad aprire il desktop telematico, desktop del territorio. Andiamo su applicazioni, voltura. Carichiamo i nostri dati e in questo caso faccio importa plico. Importa plico e vado a selezionare la cartella dove io sono contenuti quelli che sono i dati delle volture. Quindi carichiamo quella di Perugia, documento caricato correttamente importato, lo vado praticamente a doppio clic a validare. Questa ovviamente è una procedura che poi entra in merito proprio a quella che è la gestione poi del territorio dell'applicazione Voltura 2.0. Quindi a me non resta che altro che fare una validazione della compilazione. Il documento risulta correttamente compilato. A questo punto posso procedere a associare il richiedente. Una volta associato il richiedente, io posso procedere all'invio tramite la piattaforma telematica. Ovviamente io consiglio sempre di verificare quelli che sono i dati inseriti, anche se il controllo delle Voltura 2.0 mi dà formalmente corretto, è buona regola sempre comunque andare a verificare quelli che sono i dati inseriti.